C'è una cosa che non si allena mai e questa cosa è la fiducia. Allora, vediamo un attimo il quadro. Prendi un gruppo di persone che non si conoscono, che devono imparare a combattere, che quindi devono farlo combattendo tra di loro, e tutto questo senza che nessuno all'interno del gruppo conosca l'altro, ma ciononostante deve fidarsi dell'altro. Quando si parla di combattimento, allenamento al combattimento, molto spesso si immagina tutta una serie di training che sono basati su delle componenti che sono per lo più fisiche e successivamente su delle componenti che sono tecniche, quindi quali mosse fare. Un aspetto che non si tratta mai invece è quello della fiducia, ed è un aspetto in verità importantissimo che viene dato per scontato e che generalmente si crea comunque, ma a prezzo di qualche perdita. L'idea qual è? Esattamente come alleniamo il nostro corpo e alleniamo ovviamente la nostra mente, dobbiamo anche allenare quella che è l'interazione sociale tra le persone. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se creo un ambito, un campo di fiducia tra le persone, quindi le persone si conoscono, sanno che lavorano insieme e sanno qual è il livello di controllo che possono usare tra di loro, tutto il lavoro successivo viene molto molto più facile. Per dirla in modo molto semplice, al pari di esercizi che allenano la forza e la destrezza o che allenano semplicemente delle tecniche, esistono anche degli esercizi che allenano la fiducia all'interno del gruppo e consentono al gruppo di lavorare meglio. Sintetizzando, niente fiducia, niente allenamento, niente crescita.